Mezzogiorno fa. Sarigapadasan, sadapagarisan. Quindi, se tu componi, solo quello può essere. Questi sono quasi tutti i toni pieni. Poi c'è quella con se il semitono ancora più complesso. C'è quella, per esempio, del tramonto che... Tu hai conosciuto Benigni che avevi 13-14 anni? A scuola, eravamo a scuola di ragioneria, io al primo anno e lui all'ultimo, e andammo al teatro studio insieme. Al Metastasio? Sì. Giusto. Com'era? Beh, sai, allora... Come ce lo immaginiamo oppure... Come adesso, ma non lo conosceva nessuno, rischiavamo le botte. Perché lui andava al bar, non so, c'era, sai, gli industriali tutti ripicchiettati, lui spacca dietro, come tu stai, come va? Bellino questo cravattino, sai, però questi non lo conoscevano, per cui rischiavamo. Però la sera andavamo, finite le prove, nelle case del popolo, che a Prato, naturalmente, e lui suonava fisarmonica, armonica, le aveva imparate proprio alle case del popolo, e quindi poi si cantava, si parlava, mi ricordo, di Brecht, delle cose, e dissi, vabbè, questa è la mia vita. Rispetto a tante altre parti, qui si sente proprio, come dire, una voglia e una rinascita, un risorgimento, va?